Stamattina si è parlato soprattutto di politiche che nascono dal basso, con tante esperienze estremamente interessanti. Credo che noi dobbiamo anche pensare a politiche che nascono invece dall'alto, perché la crisi impone un pochettino che ci interessiamo a grandi questioni, a grandi problemi. E quindi vorrei cominciare dalle conseguenze della crisi che stiamo vivendo, che è una crisi molto più importante, più fondamentale di quanto si legga sui giornali, di quanto si dica da parte degli uomini politici. È una crisi che investe la finanza, l'economia, la società, la politica, la stessa idea di democrazia. La storia ci insegna che ogni volta crisi di questo spessore, di questa importanza, hanno fatto cambiare la città e il territorio. Cioè la città prima della crisi è diversa dalla città dopo la crisi, il territorio ugualmente. Questa dovrebbe essere la questione di cui ci dovremmo occupare. E devo registrare, per questo sono molto interessato a questo forum, devo registrare che in tutti i programmi di governo, non solo in Italia, ma anche in Francia, in Germania, eccetera, città e territorio non ci sono. Viceversa, dobbiamo inventare un nuovo modo di rapportare il territorio, la città, all'economia. E dobbiamo inventare una nuova economia, perché è inutile farsi illusioni. Non c'è stata delocalizzazione, c'è stata una redistribuzione della produzione industriale su tutto il pianeta, ma a livello del pianeta la produzione industriale aumenta, a livello del pianeta il PIL aumenta, c'è solamente una redistribuzione in cui chi aveva perde e chi non aveva sta guadagnando. Allora noi siamo nella parte che aveva, che sta perdendo. Dobbiamo inventare un nuovo rapporto e gli stimoli ci sono. Proprio queste iniziative dal basso ci dicono che è possibile inventare un'economia diversa dall'economia con cui siamo vissuti negli anni 60, 50, 60 e 70. E questa è la cosa che i governi dovrebbero imparare e dovrebbero cercare di capire per fare nuove politiche.